un'altra area è stata sbloccata e probabilmente è anche l'ultima. Ma il potenziamento per Ciuchino? Niente? Nisba? Nada? Guarda, guarda chi è arrivato nel negozio. Sì, 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 azzizza, ti cucini. Allora, prendiamo ricco bottino livello 3. Grazie, cucino. Poi conteggio fasi, vai. Bene. Il potenziamento dell'attacco ce l'abbiamo al massimo. Quello della difesa neanche no. E tanto non serve, quindi. Nah, chi se ne frega del denaro. Allora, potenziamo gli attacchi speciali. Che, sincero, apprezzo più questi che tutto il resto degli oggetti inutili che c'è. Perché tanto alla fine, scusami. Oh, tesoro! Tesoro! Ti piacerà, vedrai. Che tanto alla fine, la palla di discoteca, ho già capito cosa fa. Cioè, nel senso, probabilmente fa ballare i nemici, li distrae, tu li puoi colpire. Non mi serve un cazzo. La difesa, i nemici ti tolgono mezzo cuore a colpo, quindi non è che chissà cosa serve. Il denaro, per quel poche volte che lo troviamo, e questo ancora ti giuro non ho capito cosa serve. In teoria dovrebbe curare tutti con più cuori, o in teoria dovrebbe farli spunare, ma boh. Grazie per la tua visita, zucchierino. Grazie a te, tesoro. Torna a trovarmi per oggetti sempre nuovi. Tutte le volte che vuoi. Quindi alla fine ci siamo. Siamo alla missione finale del gioco. Però perché mi dici di andare di qua? Ah, giusto, perché dobbiamo andare con Ciuchino da questa parte, giusto? Eccoci qua, con la barchetta che ci ha preso Pinocchio, possiamo andare al palazzo di Tremotino. Rappoldischi! Ci siamo quindi, siamo all'episodio finale, però ancora d'ora non abbiamo trovato gli zoccoli dorati per Ciuchino. O li troviamo qui e quindi ti dice, va bene, hai tutti i potenziamenti, vai in tutti gli altri livelli precedenti a cercare tutti i tesori. Oppure non è l'episodio finale, non è l'ultimo livello. Il che sarebbe strano, ma ehi, va bene. Ah, ok, siamo già arrivati, siamo già al palazzo. Ehi, grazie, un calcio davvero forte, ma se vuoi fare a pezzi quelle robuste serrature d'oro, ti servirà un po' di aiuto. Grazie. Zoccoli tonanti a me, calci per tutti. Con Ciuchino tutto sfatto, è brutto, bruttino, poverino. Allora, la vedi quella palla da discoteca lassù? Quale? Se la colpiamo con le luci dello stesso colore dovremmo farcela e quelle streghe se ne andranno ballando. Ok, non era esattamente quello che volevo fare, io volevo colpire questo giusto per prendermi i soldi. Quale palla da discoteca però? Quella palla, ah, quella del film, certo. Ok, ci siamo. Tremotino e il mio contratto sono là dentro. E tu pensi davvero che riavere indietro il tuo contratto migliorerà la situazione? Sì. Per forza. Per forza. Bene, allora facciamolo. Sai, Shrek, quando tutto sarà finito potresti perfino iniziare a piacermi. Ah, beh, grazie. Ah, già, se solo tu potessi amarmi davvero. Forza, muoviamoci! Hai sentito, Piero? Stiamo venendo da te! È l'ora della rivincita. Bago di Piero muore. Porca puttana. Battaglia, ovviamente. Era palese che avremmo dovuto combattere qui. Poi mi rimane il segno. Comunque le streghe le hanno fatte più carine rispetto al primo gioco, eh. Al primo gioco, al secondo gioco dove c'erano le streghe. Secondo o terzo? Aspetta, dov'è che erano le streghe? Nel terzo, è vero. Indietro. Allora, distruggiamo questi. Perfetto, vai l'ultima. Attenzione! Vai con Shrek che prendiamo la statua e la iniziamo a spostare un attimo. Sì. Non so se ci serva, però intanto prendiamo questo. Grazie infinitamente. Che sono tutti i soldi che ci entrano nelle tascocce. Ecco fatto, ci servirà qualcosa? Non lo so, ma per adesso la lasciamo qui. Qua serve il micio. Qua non c'è nulla. Tu che c'hai per me? Fiona, abbiamo un problema. Dobbiamo ancora portare il Tremotino nella sala da ballo. Riposo, soldato. Beh, Tremotino non sa resistere a una festa, vero? Diamogliene una. Ah, ho capito. Sì, bene, gli faremo una festa indimenticabile. Forza, accendiamo quella palla da discoteca. Yeah, evviva. Ok, datemi un secondo allora. Comunque, vai micio. Miau, 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 miau. Ecco fatto. Prendi questa cesta che... Ah, l'oro è come l'erba gatta. La si usa per fumare? No, scusami, non dovevo. Comunque, eccoci arrivati.
Dobbiamo quindi accendere la pala da discoteca. Come dobbiamo fare? Ok, e quindi cosa mi servi tu? Serve uno Shrek. Wow, il gioco è fatto! Ah, ok, era verde la palla. Ah, certo, la testa! Ho capito. Occasione per ballare con quel fusto di tremotino. Sì, grazie. Quindi dicevamo. Ma quindi la. Scusami, giusto per. Più pesante di quanto sembra. Ah, la cosa qui serve anche per bloccare. Grazie del fiocchettio per il micio. Non sono mai troppi. Quindi dobbiamo fare combinazioni colori fino a che non prendiamo quella del vetro corrispondente. Ma quindi c'è qualcuno adesso qua sotto? Wow, che animazione incredibile. Che festa, ragazzi, oh. Sono quasi invidioso. Quindi, ah, di qua. Dove siamo? So che voi non la sentite molto, ma in sottofondo c'è la musica. Musica che io ovviamente ho dovuto censurare perché. Ma gatto? Ho dovuto censurare perché ovviamente, se no, mi strikerano per copyright come l'altra volta. Però, in ogni caso, la musica non è male, anzi. È abbastanza decente. È abbastanza decente, però la festa, wow, ragazzi. Ahia. Siamo a fine gioco e ancora ad oggi non siamo riusciti a riempire neanche una volta quell'indicatore verde. Ma proprio mai. Non credo ci sia. Cioè, devi avere o giochi proprio una modalità più semplice possibile, quindi ogni colpo ti sale di 50 punti, oppure veramente la vedo dura. Indietro! Indietro! Grazie dei soldi, che si sa mai che possono servire. Ah, ok, sto dicendo che è sta roba. Ah, siamo usciti dal quadro. Ah, che bello. Ehi là, siamo a una festa. Sembra che Tremotino si stia preparando a una festa. Beh, avete capito cosa intendo, vero? Hai voglia. Se sono le mutande di ieri, non hanno usatele? No, ma era davvero buona. Accendiamo quella palla da discoteca e diamo inizio alla festa. Ma a me sembra già bella accesa. Una festa? Dov'è la musica? Dov'è il ballo? Ma cosa ben più importante, dove sono gli stuzzichini? Gli stuzzichini li vedo già in giro, Ciuchino. E se non altro la pelota disco è muy grande. Dove sono? Dove sono le luci? Beh, vorrà dire che dobbiamo accenderle. Psst, se vuoi superare una streca senza farti notare, devi puntare più luci sulla palla da discoteca. Ah, ok, grazie. Grazie di avermelo detto. Va bene, andiamo ad accendere le luci della palla da discoteca. Allora, quante stregozze che ci sono in giro e nessuno che prova ad attaccarci. Ehi, c'è un orco dentro il palazzo. Ma sì, lascialo andare, abbiamo uno scudo, non ci può superare. Guardate, un'altra di quelle lenti colorate. Scommetto che il colore che ci serve è il viola. Chi l'avrebbe dobbiamo mai detto, Micio? Una luce rossa con una blu. Ma dai, gatto, davvero? Davvero, come gatto? Sai così tanto di colori? Beh, è impensabile avere tutto questo stile senza conoscere qualche nozione sui colori. Beh, certo, come no. Non è che indossa solo stivali e un cappello, il gatto. No, 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 lui conosce lo stile. Allora, quindi la nostra prima cosa qui è rossa, questa è blu, ma c'è un cristallo che lo divide, ok. Basta! Aia, che male. Prendi questo! Ecco fatto. Allora, facciamo le cose con la giusta. Ecco, qui sono rimasto bloccato, aspetta. Ero ti piace vedere le stelle? Aspetta che allora vengo a menarti. Fuori campo! Non posso, lo dici tu. Aspetta. Ci vediamo. Adoro una bella risa. Ecco qua. Certo, fammi il malocchio. Allora, il rosso è a posto. Vediamo, questo lo possiamo girare? Non lo so, scopriamolo. Sì, possiamo girarlo con Ciuchino. Ok, dov'è che finisce? Non puoi sfuggirmi. Allora, arriviamo al viola ma col tempo sbagliato, il che vuol dire. Prendo e ti farò il malocchio. Chi l'avrebbe mai detto? Funziona. Ok, ha funzionato, perfetto. Dovevamo solo girarlo per farlo andare a tempo giusto. Ma dai, ma io vabbè, intanto non è che esistono segreti in sto gioco. La festa! Avrò la mia occasione per ballare con quel fusto di Tremotino. Beh, certo. Lo strega, lui è mio.
Non hanno usato la stessa doppiatrice per dire la stessa frase, tra l'altro. No, 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 no. Aia, che male. Questo è per te. Ecco, questo è un colpo. Questo lo prendi tu, questo lo prendiamo con Ciuchino. I prossimi potenziamenti prendiamo con Fiona e il Micio. Andiamo di qua. Di che colore sarà? Secondo me è arancione. No, è rossa e verde. Due lenti, la rossa e la verde. Questo potrebbe essere più complicato. Complicato? Ma perché nessuno dice mai: oh, sarà come bere un bicchiere d'acqua? Perché sennò non sarebbe un gioco difficile, amici, mio caro Ciuchino. Allora, fammi vedere. Questo punta di qua, quello punta di là ed arriva al verde. Questo vuol dire che il giallo lo dobbiamo far andare a tempo insieme al blu. Dobbiamo farli andare a tempo. No, oh, calmo. E anche questo è per... Ma cosa... Poi, che male. Non puoi sfuggirmi. Lo dici tu. Vuoi vedere come ti sfuggo invece? E non solo sfuggo, ma anche vi ammazzo tutti quanti. Ma stai zitta tu, il malocchio. Dammi questo, vai Micio, prendilo anche tu. Ecco, così tutti quanti hanno un potenziamento, perlomeno. Su, 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 vieni. Prendi questo. Ti... Porca puttana, oh, quanto sì. Parlate. Allora, mettiamo questa. Oh, non ci passo. Dai, quella è la mia zona più sensibile. Ecco, prendo fatto. E ti farò il malocchio. Ma stai buona. Credo che ci siamo. Stai zitta. Io posso, come? È per quello che vi sto menando. Anzi, sai che mi sa che dobbiamo proseguire, perché tanto sta sezione è infinita. Prendi questo. Beh, se è infinita veramente, aspetta, possiamo forse arrivare a riempire la barra verde? Possiamo farcela, dite? Sai che forse in realtà sono finite? Vabbè, peccato. Allora, tu dove... a cosa mi servi? Allora, intanto spostiamola qui, che non si sa a cosa ci possa servire. Di qua non si passa, di qua si passa il gatto. Di qua dobbiamo andare dall'altra parte, quindi Ciuchino, vai e apri il portone. Non mi fai paura. Vediamo se posso girarlo. Ok, dobbiamo girarlo ancora una volta, così va verso di là. Cialde appena sfornate. Ok, forse la rossa l'abbiamo appena risolta, vediamo. Perfetto, dobbiamo solo togliere la statua dalle balle, vai. L'ho lasciata lì in mezzo io. Sì. Ecco fatto. La rossa a posto. Ora dobbiamo far andare a tempo la blu con la gialla. Questo vuol dire vai Micio. Miau 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 miau. Sono grasso gattonton. Poverino. Lo prendo in giro perché è grasso, ma io lo adoro. Ah no, non dovevamo fare a tempo la gialla con la blu, ma dovevamo fare in tempo la blu con la gialla. Vabbè, è la stessa roba. È stato facile. Eh certo, e come no. E spostare questo di là cosa mi porta? Sentito? La festa sta per cominciare. Andiamo. Mi sento particolarmente sexy questa sera. Sente sexy la strega, oh, ricordiamocelo. Tu a cosa mi servi metterti qua? Ah, se facevo prima quella... Vabbè, non è che abbiamo preso chissà quale premio facendo questa cosa. Comunque, usciamo. Allora, quindi verde, rossa, la viola, siamo a posto. Cosa ci manca? Torna qui. Questo è per te. Ecco fatto. Aspetta. Spero ti piaccia vedere le stelle. Ecco fatto. Grazie. Ma prenditi questo pugno. Maledetta. Che tra l'altro le streghe con uno scudo sa tanto di guerriero magico come in Dark Souls. In Dragon Age. Il guerriero magico. L'ultimo che ci serve è l'arancione. Arancione, bene. Adoro le grosse arance, soprattutto se marmellata o succo. Ciuchino, io odio le arance invece. Potresti smettere di pensare con lo stomaco e restare concentrato. Concentrato di arancia? Come posso non pensare al cibo se sei tu il primo a farlo? E c'hai ragione. Io invece non riesco proprio a mangiarle le arance, neanche a berle. Non mi piace proprio il sapore. Non mi piace proprio il sapore. Vediamo, abbiamo lo specchio. Da questa parte invece che cosa abbiamo? Non lo so, ma si passa da questa parte. E cosa nasconde?
Oh, pare che ti servano almeno due persone per questo rompicapo. Ok. Rompicapo da due persone. Allora, fermo un attimo. Ok, va bene, facciamo due persone allora. Vediamo che cosa vinciamo. Facciamo per il secondo. Il secondo gattone. Avanti, non ho tutta la giornata, andiamo. Ah, zittati, Shrek. Ok. L'arancione a posto. Ci serve ora fare il viola. Ci serve fare il viola. Vieni gatto, spostati tardarci. Anche tu. Cambiamo con Ciuchino. Allora, no, ho sbagliato. Ecco fatto. Giralo ancora. Ok, ora Forse dovremmo continuare. Zitto, Shrek, per favore. Tu qua. Ok. Dobbiamo spostare quindi questo qua. Ah, aspetta, ecco fatto. Pa-pa-pa-pam. No, non c'è arrivato? Scusami. Ah, che scemo, per forza, devo spostare. Staremo fermi tutto il giorno? Ah, zittati, Ciuchino. Ecco fatto, così dovrebbe andare bene. Credo di fiutare delle cialde, andiamo a controllare? Ecco fatto. Viola e arancione a posto. Sai che mi vengono i crampi se sto fermo troppo a lungo. Wow, abbiamo sbloccato una cesta. Allora, ci serve un attimo Ciuchino che viene qua. Perfetto. Shrek, non so cosa faccia questa pedana, quindi vai e prenditi. Oh sì, ora sì che si ragiona. Queste monete. Wow, che premio incredibile, ragazzi. Ne è valsa assolutamente la pena, però. Missione multiplayer completata. Quindi. Allora, prendiamo il gatto. Andiamo da questa parte. Vediamo se possiamo fare già qualcosa da questo lato. Ecco fatto. Allora. Vediamo. Possiamo spostare la statua sul bottone. Ecco qui. Possiamo spostare questo? No, questo no, gatto giù. Questo non si sposta. Non so cosa debba fare. Ah, aspetta, quello lì serve per il rosso. Ok. Wow. Madonna mia. Questo posto non è cambiato. Oh, sì che lo è. Bello, bentornato Shrek. Non è cambiato perché lei giustamente qua ci viveva una volta. Allora. Preso. Preso. Ok, di qua non si passa. Di qua invece c'è un altro specchio sul balcone. Indossa le tue scarpe da ballo. Ah, ok, siamo da questa parte. Ok. Distruzione. Prossima fermata, il castello di Tremotino. Allora, tiriamo giù la lente. Wow, il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Questo lo possiamo spostare. Allora, calmi tutti perché qui c'è un attimo da capire dove va cosa. Allora, io credo che il verde ci siamo. Molto, molto lontano. Ma a noi serviva l'arancione, giusto? Benvenuto al castello. A noi serviva l'arancione. Il palazzo di Tremotino. Che è qua? Qua va il verde adesso. Il che vuol dire dobbiamo fermare il. Dobbiamo fermare il blu e spostarlo con il rosso. Va bene. Dobbiamo solo riuscire. Ah, si passava così? Io pensavo dovessi fare qualche giro strano. Va bene, ecco te. Wow, molto pesante. Puff. Risolto. Senti la musica. Senti la festa. Sentito? La festa sta per cominciare. Concettualmente non è neanche sbagliata sta cosa. Che la festa per la vittoria abbia inizio. Apriamo ufficialmente le danze. Forza, Fifi. Salve, bella gente. Sono io, Tremotino. Il legittimo e carismatico sovrano di molto, molto lontano. Ma Tremotino è stato tutto il tempo qui a giocare? Avanti, balliamo. Oh, sì.
È stato tutto il tempo a ballare qua nella sua stanza. Non così in fretta, Tremotino. Revoglio il mio contratto. Shrek, sei tu? Sei tu? Ma perché non l'hanno fatto vedere Shrek nel filmato? Vabbè. E poi perché siamo ancora qui a sto punto? Scusami, mi hai fatto vedere il filmato che siamo lì da Tremotino, ma spostami direttamente là, no? Adesso facciamo a botte? Wow, che festa! Non c'è un cane, non c'è nessuno! Non riavrai mai indietro il tuo contratto, mai! Mi hai sentito? Mai, 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 mai e poi mai! Oh. Ragazze, sapete cosa fare? È l'ora di fargli la festa! Come scopo per lucidare la pista! Vuoi combattere, vero? Va bene, volete fare a botte? Venite tutti allora, ho una bomba e non ho paura di usarla! E questo è solo l'inizio! Ai! Torna indietro! L'ho quasi sentito! È troppo tardi. Ecco fatto! Ai! Buonanotte! I'm walking on sunshine! No, non possiamo mettere quella canzone. Perché sennò mi fanno un culo così col copyright. E lo sai che non la metterò. Il copyright non lo voglio su sto video o in generale. Dai, peccato che quella l'ho sprecata, ma speravo che si muovessero. Speravo veramente si muovessero. Oh, no, non intendevi colpirmi, vero? Aspetta. Giro, giro, mondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Peccato, speravo di colpirne di più, eh. Ah, ma l'ho colpita anche quella, eh. Ammetto che non l'avevo visto. Fermate quegli orchi prima che mi cambi parrucca. Ammetto che pensavo di non averla presa. Oh, sì. Ecco fatto. Non provocarmi. Prendi questo. Perché è ormai finita, Shrek? Mi sono allenata per momenti come questo. Ecco fatto. Per una volta. Aia, il colpo di Fiona ha funzionato. Hai ammaccato la mia armatura. È perché sono grasso, eh? È per quello che ti ho ammaccato? Ma dai. Niente può fermare la mia rapida lama. E non hai fatto niente con la tua rapida lama. Mi dispiace dirtelo, Micio. Fermateli. Mi dispiace dirtelo, ma la tua rapida lama non è servita a nulla. Non riavrai mai indietro il tuo contratto, mai! Mi hai sentito? Mai, 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 mai e poi mai! Questa è la battaglia finale. Devi essere pronto. Ma se vado di qua invece che succede? Ah, bene. Pensavo che ci fosse, non lo so, qualcosa da prendere. No, 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 no. Quel cuore ci ricarica la vita tutta quanta alla squadra o solo al personaggio che abbiamo usato? Ciao, sono il gatto. Quindi? Non osare sfidare me. È il gatto con gli stivali. È il gatto. Ma non può fermare la mia rapida lama. Madonna mia. Ai. Uff. Non costringermi a usare gli artigli. Tornati, lo padre. Prova ad affrontarmi. Ecco puoi fatto. Correre, ma non puoi nasconderti. Certo. Occhio. Basta, per favore. Niente male, davvero. Niente. Hai ammaccato la mia armatura. Il colpo più bello in assoluto comunque è questo qua con la spada che fa il mega fendente. Allora, beccati questo. Occhio. Beccati questo. La tua terra, topo. Tanto sei lì ferma. Niente può fermare la mia rapida. Madonna, guarda che colpo. È tipo Kirito quando gli si illumina la spada. Shrek, la tua fine è imminente. Non riavrai mai indietro il tuo contratto. Corri pure. Lelelelelelo. Prova ad affrontare. Madonna mia, guarda che colpo incredibile. Cioè, gatto best spadaccino. Beccati questo. Topo. Ecco, oh, mi ha colpito un pomodoro da lontano. Eccoci qua. Mi dispiace, ma ora lei deve morire. Torna indietro. Hai ammazzato la mia armatura. Torna qui. Ci siamo quasi, eh.
Non posso prendere quelle bombe, ma che merde. A parte che ho perso il counter, peccato solo per... Erano mele, tra l'altro, non pomodori, comunque. Peccato, Avevamo il counter quasi pieno, Non vorrevo dirlo, ma... Con quel groviglio di persone che c'erano lì sulle scale avevamo quasi riempito tutto quanto. Avevamo preso tutto. Sono una strega, adesso ti faccio la macumba. Vuoi correre? Allora. Vuoi nasconderti? Questo è per te. Ecco fatto, allora. Calmi, calmi, vai. Così impari. Wow. Meglio quello del gatto a questo punto. Torna nella tua tana, topo. Non scappare. Niente, potrà Hai ammaccato la mia. Basta. Dai, dai, con quella mela da lontano, però, Porca miseria, non è plausibile proprio riuscire a sfuggire a quel colpo con la mela. Occhio! All'aimbot totale quel colpo. Ah, c'è ancora gente. Adesso arriva una. Ecco fatto. Morta una. Ti prenderò. Prova ad affrontare. Madonna mia, vi sfondo adesso. Mettiti questa. Ti prenderò. Ecco fatto. La strega ha colpito con la mela quella dall'altra parte. Basta, per favore. Basta, per favore. Che tra l'altro non so perché neanche stiamo continuando a usare il gatto a questo punto. Però vabbè. Ormai. Niente può fermare la mia. Abbiamo vinto. Ma in realtà lo facevo per il colpo di spada che aveva un. Diciamo un colpo molto più ampio. Diciamo che lo usavo per quello. Aspetta, ora c'è il drago. Attenzione, attenzione. Offro l'occasione di una vita a chiunque riesca a fermare quegli orribili orchi, quel bolso gattaccio e quel ciuchino. Ridicolo asino parlante. Ridicolo asino parlante. E quindi? Tutto qui? Ti prendo. Altra zona di battaglia, dobbiamo continuare a inseguire Tremotino? Guarda, non lo so, ma ormai. Niente può fermare la mia rapida lama. Prova ad affrontarmi. Ecco fatto. Non so cosa dobbiamo fare. Un orco chiamato Shrek. Sì, via le mani dal mio cappello. Nello specifico. Nella tua casa, topo. Madonna mia, è strage totale. Niente può fermare la mia rapida lama. Non puoi fuggirmi. Di addio, Shrek. Prova ad affrontarmi. Dobbiamo passare di qua noi, no? Allora, è probabile che sia solo una battaglia di resistenza, nel senso, adesso lui continua solamente a girare in giro. Adesso Tremotino continua a girare solamente in giro e non fa nient'altro. Il tuo tempo è quasi scaduto! No, la parrucca! Ah, adesso c'è la parrucca arrabbiata. Cittadini di molto molto lontano, state per ammirare il vostro sovrano, io, sconfiggere l'orribile, orribilmente puzzolente Shrek. Eh beh, certo. Dopo che, dopo che ti ho tolto la parrucca, però. E vissero felici e contenti, è quasi mio. Ehi, via le mani. Niente dal mio fermare la mia rapida lama. Prova ad affrontare ufficialmente la fine dell'arco. Dai che ci siamo quasi. Non no, mi ha colpito da dietro con la scopa, bastarda. Mi ha dato un colpo di scopa proprio leggero così e mi ha tolto tutto. Bastarda. Non è giusto. Ero arrivato alla barra completa. Fermate quegli orchi prima che mi cambi. Prova ad affrontarmi. Ecco fatto. Ma stai zitta, stronza. Ah, oh, no. C'eravamo quasi. State bene zitti tutti. Niente può fermare la mia rapida lama. Ecco fatto. Aspetta che arrivo. Oi, qualcuno apre la porta, per favore. Carica!
Questo è per te! Ho le mani dal mio coltello! Fuori campo! Oh. No, di nuovo! Dai, non l'hanno mai fatto quel colpo magico! Non l'hanno mai fatto! Anche questo è per te! Ma di nuovo, dai! Comunque manchi solo tu adesso! Mi stai facendo arrabbiare? E questo è solo l'inizio! Ecco fatto, non l'avevano mai fatto quel colpo infame. Mai fatto! Ma io vorrei vedere cosa fa il gatto e gli altri. È giunta, Shrek. Tu finalmente hai eliminato e dimenticato. E io con il vissero felice e contenti che mi merito da sempre. Beh, certo. E fermateli. Dopo c'era proviamo a vedere Ciuchino cosa fa. Fine. Sì, il pranzo ci farà il malanni. Niente, fermare la mia rapida perché lama. Perché è ormai finita, Shrek. Hai ammaccato la mia armatura. Meno male che eravamo in animazione. Meno male che eravamo nell'animazione, che sennò era persa anche questa. Torna indietro. Niente, vai. Fermare la mia rapida lama. Non provocarmi. Vai. No, che palle però, nella tua tana. Beccati questa bomba. Prendi questo. Cavolo, nasso per un baffo. Guarda, mi sarò anche preso il colpo, ma ne valsa totalmente la pena. Ne valsa la pena solo per farle esplodere tutte. Torna indietro! Niente può fermare la mia rapida lama. Dichiaro! Dell'arco! Dai, che ci siamo! Niente. Hai ammaccato la mia armatura! Niente, ormai. Hai ammaccato la Non penso proprio di. Non ci devo provare. Succederà a caso, sicuramente. Succederà quando meno me l'aspetto, sicuramente. Niente può fermare la mia rapida lama. Non devo provarci, tanto succederà lo stesso. Vieni, vieni. Prova ad affrontarmi. Vai, vai. Carica! Nella tua terra. Vai. Dichiaro ufficialmente la Dai, che ci siamo quasi. Non provocarmi. Prova ad affrontarmi. Fermate quegli occhi prima che mi passi. Dai, che ci siamo. Niente. Nasso per un baffo. Niente. Hai ammaccato la mia armatura. Ecco fatto. Adesso voglio provare con Fiona, dai. È ormai finita, Shrek. Dov'è che va? Vabbè, ormai dai, continuiamo col gatto che è il mio preferito alla fine. La mia armatura. Oh, punge. Prova ad affrontarmi. Prendete quegli occhi. Non costringermi a usare gli altri. In più mi piangeva, voleva mezza mela. Mamma non la... Quel dannato suono. Hai ammaccato la mia armatura. Ehi. C'era una il gatto è più rapido. Come questo. Il gatto è più rapido e prende più velocemente i punti della barra verde, ma tanto ormai. Ancora? Quanto è grossa questa? Questo è per te. Basta, ti prego. Guarda quanto sono grosse. Torna indietro. Ti è piaciuto? Il vissero felice. Mi sono allenata per momenti come questo. Ai, non provocarmi. Vabbè però, Così impari. Questo è per te. Ecco fatto. Vittoria. Anche se è probabile. Ecco, no, stavo dicendo che serviranno ancora due giri. Invece ne basta uno. Quindi? C'è schermata nera? Il gioco si è bloccato per caso? Sai che sì, mi sa che si è bloccato. Speriamo che il salvataggio riprenda da almeno l'ultimo punto. Oh, bene, devo rifarmi tutta la battaglia finale. Prendete quegli orchi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Cosa completo finalmente. Niente. Porca miseria. Non so a cosa ci ha portato per riempirla, però orco verde al 100%, finalmente. Un altro trofeo, dorato tra l'altro. Vale qualcosa, almeno vale qualcosa questo trofeo. Ma stai zitto, Tremotino. Hai ammaccato la mia armatura.
Porca puttana. Ora che ho ottenuto il mio obiettivo, in questa battaglia possiamo veramente finirla anche a suon di schiaffi. Proprio non me ne frega più niente. Di nuovo siamo riusciti a riprenderla. Non l'abbiamo mai fatta per tutto il gioco. Alla fine due volte nella stessa battaglia. Dai che ci siamo, su. Battaglia completata. Di nuovo. Oh, e finalmente battaglia completata. A sto giro proviamo ad andare di là, che si sa mai. Mettiamo Shrek. Oh, è andata, per fortuna. Shrek, ascolta, capisco che tu sia arrabbiato. Oh, tu non immagini quanto. Aspetta, forse possiamo trovare un accordo? Basta aspettare, niente più accordi. La cosa finisce qui, tremotino. Mi riprendo il mio contratto. Grazie, grazie. Ma poi quando è che gliel'ha preso il contratto, scusami? Hai sentito? Avrai anche il contratto, Shrek. Ma vinco io! Il tuo tempo è scaduto! Oh no, non lo è. Che sorriso terribile! Conosco Shrek, ma avrei dovuto saperlo. Tu sei colui che stavo aspettando. Ah beh, colui certo. Dopo cosa? Non ti ha salvato manco la vita. Amore. Eh sì, come no. Solo per motivo di finire il gioco. Puff. Dio mio. Sono tornato. Oh, Fiona, guardati. Poi quanto è strecciato il gioco. Non so davvero cosa ti abbia preso, ma mi piace. Mi dispiace, Fiona. Pensavo di trovare qualcosa che credevo di avere. Quanto è schiacciato. Ma poi ho capito che tutto ciò che mi serve è già qui. Ok, ok. Voi due pensate forse di farmi tutta la notte gli occhi dolci? Perché col palloncino. E io ho proprio voglia di ballare. Potrei perfino cantare qualcosa. Avete qualche richiesta? Oh, sicuro. Io ho una richiesta, giochino. Si chiama Pace e Calma. Ah, davvero molto divertente, Shrek. Quasi come quel tizio. Come si chiama? Travertino? Tremolino? Tremotino? No! Wow. È questo il finale. Tremotino? No. Beh, che dire, abbiamo finito anche questo gioco. Sono sconvolto. Quando ho iniziato questa epopea, non pensavo che il terzo e il quarto capitolo fossero così terribili. Ma perché? Perché io mi ostino a giocare i giochi della mia infanzia, quando so che poi c'è un seguito, decido di giocare anche quello e puntualmente il seguito è così orribile. Allora, questo rispetto già al terzo gioco non era così male. Alla fine non era fatto male a livello di gameplay, non era fatto male a livello di, appunto, combattimenti. La storia è pietosa, ma vabbè, è servita a stringere il più possibile la storia, a pallottolarla, a tirarla con qualche correzione giusto giusto di gameplay, ma a livello di storia è proprio brutto. Però, se dovessi metterlo in classifica fra il secondo, il terzo e questo che è il quarto, direi secondo, quarto e terzo. Il terzo è veramente orribile. Come anche Madagascar. Madagascar 1 bellissimo, Madagascar 3... Madagascar 2 è monnezza sotto tutti i punti di vista. E quindi, signori, siamo arrivati alla fine. Alla fine di Shrek. Ma ve lo chiedo in via del tutto ovvia. Volete che faccia Shrek Super Slam? Ditemelo qua sotto nei commenti. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!